L'impianto di Basilea 3 è molto migliorato rispetto al precedente. Purtuttavia permane, a mio avviso, un problema di fondo, cioè che il modello, lo schema, si vuole attagliare a tutte le istituzioni creditizie attraverso un approccio sostanzialmente unitario. Io penso che questo obiettivo non sia stato completamente raggiunto e il rischio che vedo in particolare per le banche italiane è che due tipologie di attività fondamentali, cioè quella di sostegno alle piccole e medie imprese e quello di sostegno agli investimenti infrastrutturali a lungo termine, possano essere indebitamente e inopportunamente penalizzati dall'attuale assetto. Quindi le indicazioni che provengono da un lato dalle grandi banche di trasformazione a lungo termine, fra cui per prima la BEI, e dall'altro dall'ABI stessa su forme di intervento per evitare questi rischi, sono particolarmente opportune.